assolutamente, io ambisco ad arrivare ai punti inaspettati, cioè è la cosa più interessante questo lungo i percorsi di concettualizzazione, di progettazione. Questo è la cosa che più mi affascina ed è, se vogliamo fare un riferimento a questo progetto, è proprio la sua indefinitezza, in virtù di una dinamica che non è mai fissabile, controllabile. Si parla di flow generation, si parla di modernità liquida, si parlano di concetti che si adattano ad una realtà sociale che è continuamente, costantemente in stato di modificazione. E questo concetto, che parte peraltro da una mia passione di formazione legata allo studio della modernità, che è stata un po' la base della nostra contemporaneità, dal movimento moderno, dal funzionalismo, dalla scuola della Bauhaus, il verso che ho voluto fare a Kandinsky sul come lui concettualizzava il configurare lo spazio secondo elementi geometrici e matematici e non canoni estetici. Linea non ha l'ambizione di essere un prodotto estetico, ma una configurazione che noi disegniamo per generare uno spazio a nostra misura e necessità. Ci sono delle analogie sul concetto di digitalizzazione e il fatto che l'era digitale smaterializza lo spazio, questo elemento si adatta all'interno di uno spazio smaterializzato. Questo significa di poter noi far uso di un sistema e non di acquisire un oggetto finito. Questo non è un oggetto infinito, ma è un sistema che noi disegniamo a seconda delle nostre necessità. Lockers era un'esigenza che è nata dal nostro adoperarci nella progettazione delle scuole e degli spazi della formazione. Quindi è un canone quello di avere il proprio ambito piccolo privato, no, dove riporre i propri effetti personali. Oggi, con quanto ci sta accadendo, è diventata una formula assai funzionale proprio per sopperire ai contatti, ad una promiscuità che purtroppo stiamo cercando di controllare. Quindi il fatto che questo elemento possa essere declinato può essere, secondo me, un aspetto importante per gestire adesso un'emergenza che comunque auspico si supererà. Sono Mariano Zanon, sono architetto.